Mi fa cenno di andare. Vengo! Sto cagando addosso, Fabri. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo ovviamente è Ciccio Benza. Oggi è sabato, San Benedetto del Tronto, e stiamo andando al primo in assoluto giro sterrato leggermente più impegnativo del solito con la Desert X. Motivo fondamentale per cui sono qui a San Benedetto in realtà. Sì, vabbè, il giro di Castelluccio ieri, fighissimo, tutto bello, tutte cose, vi lascio qua il link in descrizione del video, ma il vero motivo per cui siamo qui oggi è questo, è sterrare e vediamo quello che accadrà. Stiamo andando al punto d'incontro dove dovremo trovare un po' di amici di Fabrizio, anche loro appassionati di sterrato. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ok, gruppetto di 5 moto, me compreso. Top! Ah, così secco a stucco proprio. Ma ho già capito che questi vanno. D'altronde siamo qui per questo. Sì, vabbè. Che panoramento. Ci provo. Prima volta sull'erba. Madonna, ma scherziamo. Te la fai? Ho paura. Guarda, poi te la faccio scendere a salire così. Poi tu crolli. Non ho mai fatto una roba del genere! Vabbè, ma devi provare, molto lì no! Cosa faccio? La mollo? Farla andare, ma farla scorrere, farla scorrere tranquillo! Devi scorrere, non devi frenare, non devi andare, okay. Tanto spazio per andare! Quindi non devi tagliare, devi solo in piedi. Ma posso andare piano, cioè non serve che freno! Ok. Ok. Ok, va bene. Ok. Ok, adesso so cosa vuol dire fare una discesa un po' più ripida. Ho mai fatte. Ragazzi, state con me, prima volta in assoluto a sterrare. Va bene, vai. Oh, prima volta si impara! Sì, ma ti sto dicendo, è una questione mentale, poi vai lì che era difficile. Hai ragione, eh sì. Sì, sì. Non siamo qua per parlare. Ma se non fai le cose. No, infatti, scherzi! Ah, ragazzi, che experience! Beh, sto andando già sicuramente molto più veloce di quanto andavo via il multi, ovviamente. Col cuore a 32.700, però l'esperienza di girare così sullo sterrato è troppo bella. Si vive molto di più la moto, secondo me. Mi sto già cagando addosso. Che non sono abituato. Abbronzato un po'? Sì, sì. Un po' da prima volta praticamente, cioè. Sì. Sì. No, quello che mi preoccupa magari è il brecciolino che scivola adesso in discesa. Ho sentito lo aiutiamo, mi sto già cagando addosso. Ok, mi dicono che qui hanno da macro.
da molto di più della mia multistrada, il posteriore si blocca molto di più della mia multistrada. Devi evitare di entrare nei canaloni, tanto vado piano, imparo e mi godo dei panorami mozzafiato delle Marche. Ok, non devi prendere velocità, dicevamo. Ah, guarda che roba! Allora, dica. Rilassato. Sono rilassato. Devi essere rilassato perché se la fai di ignoranza. Ok. Una fatica della Madonna per non fare un cazzo. Ok, di sono rilassato. Legge Titan con leggero freno. Anteriore o posteriore? Avanti e dietro, come te la senti mai? Però leggero, cioè non andare. No, già. Non pinzare mai, ok? No, infatti. Moto, quando se tu mo scendi, questa comunque un po' di freno motore ce l'ha. Certo. Quindi non ti prenderà mai velocità. No, prende velocità, forse potevo alzarlo. Vabbè, comunque. Allora alzalo, se te lo sei. Io perché non mi rendo conto, Ciccio. Se preferisci che te lo vuoi un po' più freno motore, alzalo. Non lo so cosa mi può essere utile, cioè. Allora, mo qua la discesa, se c'hai bisogno di più freno motore, prova a dargli più freno motore. Vedi se stanno di la differenza, almeno così capisci pure la moto. No, certo. Freno massimo. Ok. Il giardiniere sembra che è una cosa. Figo, molto figo. Alzando l'ABC, che è il controllo del freno motore, la moto frena molto di più effettivamente. Figo, figo, figo. Questo è utile. Ah, chi cazzo è che ce la fa? Ok, passaggino già più difficile per me. Fabrizio ha ragione, se non vinco la paura è assolutamente inutile. Esatto. Parlate male di me! No, allora potrei dire di non essere ancora stato veramente in difficoltà, ma più che altro è come dice Fabrizio, è una questione di superare i tuoi limiti mentali. Se non provi una volta a fare una cosa, non puoi sapere che la sai fare, no? Questo è importante, superare le proprie paure. Non direi di andare sullo sterrato che mi piace, che è figo, la moto, no? È come dico sempre anche quando mi si chiede perché sono andato a fare l'agnello 3F, non voglio fare queste cose un po' più così, chiamiamole estreme. È per questo, sempre quello il motivo, superare se stessi. Se non ti metti prima in una condizione difficile, tutto sommato controllata, poi quando ti ci trovi veramente la merda, che cazzo fai? Non fai. E quindi noi ci mettiamo nella merda e cerchiamo di venirne fuori. Ah, ciao! Ah, è così che si fa. A faceva così, mi pare. A faceva così, so pare, prima di io. E è così che fa su me. Che dago. Ecco. Lui ci dà un po' più di me. Più di me. Abbiamo preso anche il salto atletico. Speriamo con la telecamera. Che gente, ragazzi. Che gente. Qua vado dritto. Qua il guadino lo facciamo stando un po' indietro con noi. Ok. Ok, mi farà fare anche un cazzo di guado. Che stronzo! Vivere la moto! Certo! Che stronzo! Così! E dopo mandamelo però, cazzo! Proprio difficile! No, questo no! T'ho detto un po'. È stato più difficile il canalone di prima! Ma è di testa! Sì, madonna, ma è ovvio! Ci riprovo, via! Ma ammazzo! Guadi, non guadi, mi hanno dato anche un po' di lezioni, sembrava molto più ripida la strada laggiù.
effettivamente 80 all'ora sullo sterrato non ci sono mai andato in tutta la mia vita, è un'esperienza nuova. Queste scodatine che ogni tanto arrivano, ah, bello, bello e stancante, amici miei. Ok, un'altra roba difficile da fare. No dai, ah, questa era facile. Che roba, ma che cazzo di roba, cioè, ma che roba, ciao, ma che roba, Dio, cosa follia, ciao, ciao, Dio, questa è una roba bellissima qua, ma guarda che gruppetto fantastico, non mi ricordo i nomi di quasi tutti, manca solo il nome del ragazzo che non mi ricordo, con l'Africa Twin, ciao, che tra l'altro magari con un suo, magari che aveva visto nel video dell'agnello, figo. Poi vai, c'è Fabrizio col 990 come sempre, Agzel avanti, Matteo, che era con noi al Motorbike Expo, e anche Massimo era al Motorbike Expo con noi. Matteo c'ha una moto ignorantissima, dopo guardiamo cos'è bene, invece Massimo con 1090. Ci diamo il casco e preghiamo il Signore. Figo, molto figo. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, bellissimo, faticoso ma bellissimo. Ok, qua allora, il terreno diventa già un po' più complesso, però dai, ci siamo, mamma che figata. Ma poi 4-5 consigli che mi hanno dato insieme al corso di Mirko, tanta roba. Comunque va di modissima adesso lo sterrato, lo fanno tutti, cavolo, eh? Vabbè, è diventato una roba che tutti hanno voglia di provare a fare, tutti hanno voglia di fare. Mi facendo di andare, vengo! Che ha detto? Destra. Cosa? Stare sulla destra. Qua devo stare sulla destra? Sì, sembra che le pietre siano più piccoline e più compatte. Ok. La pista è un po' più un casino. Ok. Ma piano, dai in frizione e poi dai il gas appena vuoi. Ok. La cascata, vai. Sì. Bene. Ok. Va bene. Ah, è sabbia qui. Ok. No. Questo è tanto difficile. Sì. Come cazzo torno giù? Piano piano. No, no, qua sì, ho capito, ma è già la curva di prima, cioè, che sono arrivato su dove c'era Alessandro fermo, mi sono cagato addosso. E qua? Mi sto cagando addosso, Fabri. Sì? Sto cagando addosso, lo giriamo. Eh? Stai cagando addosso, giriamo. No, io dopo tornare sono preoccupato. Allora ci sto. Sono tranquillo io. Piano piano si fa tutto. Sì. Allora, questo è uno step sopra alla strada bianca. Ok, sì. Step sopra. È un po' umido. Ma guarda che è meglio che umido. Che comunque c'hai grip. Sì, lo fa, piano piano lo fa. Però già ti vedo troppo affaticato dopo aver fatto solo questo pezzetto. Paura. Lo so, per quello ti dico, cioè, con calma, fai una fatica della madonna, dammi sta cazzo di borsetta, te la porto io. Ma no, ma non mi dà fastidio. Vabbè. No, Fabri, veramente, quella è l'ultima roba che mi dà fastidio. No, non mi ricordo che pezzo avete fatto qua. Comunque, più o meno è così, forse un po' di più. Ah, addirittura. Però... No, vabbè, t'ascolto. Fai piano. No, le curve, non ci stanno curve a gomito. I pezzi quelli che potrebbero essere che stanno dritti. Ok, ma qua c'erano le curve a gomito. Questa è una curva a gomito. Non ci stanno altre curve così. Ok. No, dico, se pensi che è troppo, ci fermiamo. No, sono solo eventualmente, ripeto, un po' preoccupato per il ritorno, ma vabbè, faremo piano anche il ritorno. Guarda, piano piano, sì. Come si dice in discesa, ci va anche l'acqua. Come l'hai già detto. Allora, mi giro. Paolo, prima pressione, piano piano. Sì, ma infatti l'ho fatta così, è che ho paura che mi muoia, ho paura nelle curve. Cioè, vabbè, solo in esperienza devo imparare.
sì, per forza che vado piano così. Ok, ok, dai, vai, boh, dai, 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 vai, 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 grande, grandissimo. Non deve morirti mai. E sei andato a cazzo dritto, sei andato dritto. Ah, ah, ok, e adesso cosa c'è? Ah, ok, ok. Porca troia! Ma che figata! Che cazzo di posto è? Ah, è fighissimo, cazzo! Ah, io però sto tremando! Questo ti fa. Ti fa guarda che sono. No, immagino! Grazie! Quanto c'è questa? Quanto tu e che cazzo vuoi? È una cosa mentale, tu non hai faticato. No, no, è mentale, cazzo, è mentale. Per la moto. No, 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 no. Non devi fare niente. No, no, fa niente, cazzo, io aprivo l'enda. Il cervello è fatto. Madonna. Però dopo vedi che gusto. No, è una figata, cazzo. Oh, bene, è un regolare sabato di sterrato, lo potremmo definire. Nel mio tentativo di imparare a fare sterrato, devo dire che con dei maestri così le cose sono più facili. Che figata, ragazzi, che figata. Una settimana incredibile, cavolo, coronata da questi giorni qui nelle Marche, pazzeschi. Tornantini qua sono già più difficilini da fare. Aggressivo. Ah, doppio. Questo doppio addirittura me l'hanno fatto. Sì, vabbè, ma che robe. Va che posto. Ah, mi sono lavato i piedi. Va bene. Questa è una pietraia proprio ghiaia aggressiva. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto circa 150 km di sterrato sulla Desert X, prima uscita ufficiale in sterrato da portare qua sul canale e nella mia vita anche. Grazie mille a tutti i ragazzi qua delle Marche che mi hanno aiutato, Matteo, Fabrizio, Alessandro, dopo magari ci parliamo davanti a una birra perché adesso meritatamente ce ne andiamo al bar. Io vi ricordo, amici miei, che se questo e altri miei video vi sono piaciuti, vi piacciono i miei lavori, qui su YouTube, il modo migliore che avete per dimostrarlo, ovviamente come sempre, è quello di iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale qua sotto e attivate la campanellina, quella nera piena, così ricevete le notifiche di tutti i contenuti che pubblico, uno per ora a settimana, ogni lunedì alle 18, sempre, sempre, ma non solo, non solo, ragazzi, se avete voglia di seguirmi, venite, venite, cercatemi su Instagram, che sono sempre Ciccio Benza, venite, cercatemi anche su Facebook come Ciccio Benza Inc, dove pubblico gli stessi contenuti, ne pubblico anche di altri, e perché no, se avete voglia di provare a fare un giro in moto con me, potreste per esempio anche iscrivervi al mio canale Telegram, Ciccio Benza Official. Trovate tutti, 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 tutti i link che vi servono per trovarmi sui social, sempre, sempre, sempre qui sotto nella descrizione. Un sabato di sterrato regolare nelle Marche, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima curva. Ciao!